tutti, oggi vedremo come realizzare i dessert di pasta di mandorle. Una ricetta semplicissima, partendo dalle mandorle intere pelate. La prima cosa da fare è ridurre a farina le nostre mandorle intere pelate. Le metteremo all'interno del nostro frullatore e le faremo diventare farina. Guardate. Perfetto, le nostre mandorle adesso sono pronte. Le andremo ad aggiungere alle altre precedentemente preparate. Ecco qua, guardate. Adesso aggiungiamo alle mandorle lo zucchero, una fialetta di aroma alle mandorle, e iniziamo a mescolare il tutto con le mani, guardate, così. Adesso andremo ad aggiungere degli albumi leggermente sbattuti con una forchetta. Li aggiungeremo un po' alla volta, in questo modo. Il nostro impasto adesso è pronto. Vado a dividerlo in palline da circa 30 grammi con l'aiuto di una bilancia digitale. Ok, dopodiché vado a passare le mie palline all'interno dello zucchero a velo. Schiaccio leggermente la mia pallina e metto all'interno mezza ciliegina e nell'altro vado a mettere una mandorla. Ci vediamo dopo per il risultato finale. Ecco a voi i nostri dolcini alle mandorle pronti da mettere in forno. Ci vedremo tra poco per il risultato finale. Ecco, i nostri dolcini alle mandorle sono stati appena sfornati. Per questa e le altre ricette vi aspetto su www.incucinacolloschef.net. Ciao, alla prossima ricetta!